Non ci aspettavamo da Modena un gioco diverso, ma ci aspettavamo magari di essere noi a spingere un po' di più. A volte ci mancava un po' di convinzione, poi alla fine abbiamo raccolto il tutto e ce l'abbiamo fatta all'ultimo set. Beh, tornare in campo è bellissimo, anche solo per fare una battuta e uscire, però diciamo starci di più è ancora più bello. Con un palazzetto così ancora di più. Se poi vinciamo ancora meglio, quindi sì, una bella giornata oggi per me. Non credo sia tutta stanchezza quello di stasera. E adesso abbiamo ancora una settimana in cui se siamo stanchi dobbiamo stringere i denti per preparare al meglio Scandicci, anche perché poi abbiamo un mese con in mezzo solo la partita di Firenze. Grande prova di carattere, siamo andati leggermente in calo nel secondo e nel terzo set, ma poi con cuore e con spirito abbiamo ripreso la partita. Queste sono partite che ci fanno bene, che ci fanno crescere anche in vista dei playoff. Bene anche a questo pubblico che anche questa sera non ha tradito l'attesa. Sold out questa sera, un pubblico che si è infiammato, la vittoria 3-2 alla classifica fa un po' meno bene, ma l'entusiasmo fa tanto bene. Noi siamo un po' in emergenza, però siamo riusciti comunque a mantenere un buon gioco, di essere abbastanza ordinati in muro difesa e anche in attacco è andato bene e niente, siamo soddisfatte, non vediamo l'ora di tornare a casa a riposare. Devo essere consapevole di quello che sta succedendo, nel senso che non dico che sono venuto qua per perdere, prendere una bastonata, non è quello. Siamo riusciti a venire qua a prendere un punto e stare in vantaggio con l'Imoco, non al completo. Quindi stiamo giocando bene a pallavolo. Questa è una consapevolezza che dobbiamo avere assolutamente.